Innanzitutto voglio ringraziare tutti i soci dell'Associazione Regionale Città dell'Oglio per un incarico che mi ricopre di oneri, ma anche di, di onori e di oneri. E, e L'obiettivo è certamente quello di eh, promuovere l'olio extravergine di oliva di qualità come prodotto tipico della nostra esperienza culturale, agroalimentare ed ambientale. Si cercherà di collaborare proprio anche con la Regione Marche. Sì, questo è uno dei primi passi che a nostro avviso il nuovo coordinamento regionale dovrà intraprendere, cioè quello di eh, stilare un protocollo d'intesa affinché anche nei ruoli istituzionali possano essere affrontati in maniera concreta quelli che sono i problemi di valorizzazione e promozione delle, del prodotto. Importanti sono ovviamente anche gli eventi che riescono a promuovere questo prodotto. Sì, io sono fortemente convinto che... E il prodotto vada valorizzato attraverso le sinergie tra varie eccellenze. Un po' la strada che abbiamo intrapreso con Cartocetto Dop il Festival, la nuova veste dell'antica mostra al del mercato dell'olio e dell'oliva, dove partendo sicuramente dalla centralità del prodotto si è promosso l'intero territorio con le sue peculiarità artistiche, storiche e culturali.